direttore del nostro spettacolo. Ringrazio anche il direttore artistico della Sagra, Matteo Sottosanto, e tutta l'amministrazione comunale. Vediamo cosa gli hanno regalato. Da noi si dice ammuccamo, Valerio, eh? Ah, così si dice a Catania. Ammuccamo. Intanto l'assessore Quattrocchi prova a stappare una bottiglia di champagne. Vediamo se ci riusciremo per il prossimo compleanno. Valerio, se vuoi dire qualcosa, sì. Siete pazzi. È bello, che bello questo momento. Bellissimo. Carlo Canepa, anche tu alla festa. Grazie. Allora, facciamo un brindisi figurato con tutti voi. Che televisione è questa che sta riprendendo? Come si chiama? TV1 festeggia con noi. Grazie ai colleghi di TV1. Amico di Sazio, eccoci qua, come si chiama? E al collega Gianni Amato che ha realizzato i servizi, quindi grazie a D1. Poi devo anche ringraziare e salutare l'amico Adriano Profeta, fotografo di Ramacca, che ha realizzato anche la copertina del CD di Carlo Canepa. Grazie Adriano, scusami per la dimenticanza di poc'anzi. Allora, brindisi per tutti. Valerio, in alto i calici. Auguri, auguri, auguri. E complimenti a questo grande artista che abbiamo il piacere di avere stasera qui a Ramacca e domani sera in televisione. Grazie. Dicendo veramente grazie, a parte il regalo, veramente bellissimo. Per tutto il resto, grazie. Commento finale a Carlo Canepa, vedremo chi ci ne esce da Uca. No, tanti auguri. Grazie. Sobrio, non è da Luca, no. No, è vero, hai ragione che Valerio. Allora ragazzi, adesso ci riaggiustiamo. Siamo arrivati in tempo entro il giorno 10 a fare la festa, siamo stati bravissimi. Domani vi voglio scatenati su Facebook, ci vuole fotografie. A proposito, quella cosa lì si può fare insieme, chi me l'aveva chiesto? Tu, vabbè. Alla fine però, perché poi sennò non possiamo, verso la fine, ok. Che bravo è papà la rosa. Grazie, grazie a tutti.